Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto in compagnia di Giuseppe Filice che è candidato nella lista insieme per Cleto proprio in qualità di sindaco. Giuseppe fa parte dell'amministrazione uscente, ci saranno appunto da qui a breve le elezioni, anzi si può dire che siano già in corso visto che ci sono state le presentazioni delle liste, quindi chiediamo a Giuseppe la motivazione che lo ha spinto a candidarsi e quali sono poi le motivazioni della lista stessa e gli obiettivi. Sì, grazie Riccardo. Beh, intanto io devo ringraziare prima di tutto le persone che si sono candidate che hanno accettato di candidarsi con noi. Ma per quanto riguarda le motivazioni, diciamo che noi come amministrazione uscente abbiamo soprattutto il dovere di doverci candidare per la programmazione, per gli interventi, per il lavoro che abbiamo fatto, per il buon lavoro che abbiamo fatto in questi 5 anni. Poi chiaramente la legittimazione a poter lavorare e a poterci esprimere come vogliamo ce la daranno i cittadini con il voto democraticamente espresso, perché la sovranità, come sappiamo, per usare un termine consacrato nella nostra Costituzione, appartiene ai cittadini. Quindi noi attendiamo fiduciosi il giudizio che esprimeranno i cittadini su questi 5 anni di amministrazione che abbiamo fatto. Io una cosa però la voglio sottolineare con un po' di orgoglio, perché noi non abbiamo tradito il mandato che ci hanno dato i cittadini in questi 5 anni, perché dopo ben 22 anni questa è la prima amministrazione che ha portato a compimento il mandato che gli è stato conferito dai cittadini. E questo penso che sia sintomatico di una certa serietà nell'affrontare i problemi, ma soprattutto nella serietà di persone, è sintomatico della serietà di persone che hanno preso un impegno e lo hanno saputo portare a conclusione. Noi in questi 5 anni, come dicevo, abbiamo fatto un lavoro, tanti interventi, abbiamo programmato tanti interventi, tanti obiettivi sono stati realizzati ed è stato un lavoro che noi consideriamo propedeutico per la programmazione che andremo a fare nei prossimi 5 anni. Abbiamo lavorato tantissimo sull'efficientamento, della rete idrica, dove sono stati spesi oltre 100.000 euro. Poi abbiamo lavorato e abbiamo intercettato dei finanziamenti ministeriali per quanto riguarda la rete viaria, e in questi giorni sono iniziati i lavori per 1.200.000 euro. Verrà rifatta interamente la rete viaria e questo darà certamente decoro alla nostra comunità. Abbiamo fatto un intervento importantissimo anche sul consolidamento del cimitero, che per ognuno di noi ha una sacralità inviolabile, proprio per gli affetti che ognuno di noi custodisce nel proprio animo. Abbiamo lavorato tantissimo sull'efficientamento della raccolta differenziata. C'è stato un progetto di 29.000 euro che abbiamo avuto finanziato e questo ci è servito soprattutto per incentivare il compostaggio domestico. E questo nei prossimi 5 anni ci permetterà di lavorare sul conferimento, raggiungere l'obiettivo del conferimento zero in discarica per quanto riguarda l'umido. Abbiamo realizzato un progetto molto importante sull'efficientamento dell'energia elettrica di oltre 400.000 euro. Questo ci ha permesso di risparmiare tantissime risorse. Quindi questo lavoro alla fine dell'ultimo esercizio finanziario ci ha permesso di abbassare le tasse per oltre 26.000 euro, sia per quanto riguarda la tassa idrica e sia per quanto riguarda la raccolta differenziata. Questo è stato possibile nonostante il periodo, diciamo, contingente assolutamente negativo, proprio per il buon lavoro che abbiamo fatto in questi 5 anni. Abbiamo fatto tantissime cose che adesso in pochi minuti credo che non si possono assolutamente riassumere, però è importante dire anche che abbiamo completato i lavori del Castello di Saputo, abbiamo avuto l'agibilità del Castello di Saputo, all'interno del quale sono state realizzate tantissime manifestazioni anche di spessore. La cosa più importante è che lo abbiamo restituito alla fruizione dei cittadini. Abbiamo esternalizzato anche l'ufficio anagrafe nel Castello di Saputo e dato la possibilità a tanti cittadini anche di celebrare gli atti di matrimonio, quindi gli atti di stato civile all'interno del Castello di Saputo. Stiamo per avere, perché riprenderanno da qui a breve
dopo aver ripreso un finanziamento che ha comportato tante vicissitudini, l'agibilità del castello di Cleto, perché verranno completati gli spazi fruibili e avremo anche quindi l'agibilità che permetterà di lavorare su tante cose, su tanti progetti. Voglio menzionare ancora la Nido comunale che oltre ad essere un servizio per una ventina di famiglie, rappresenta anche un'opportunità di lavoro per le persone che ci sono, perché vi lavorano quasi 10 persone. Queste sono famiglie, persone che sono sottratte a questo esodo inesorabile, a questa emorragia inesorabile di persone che lasciano l'Italia, quindi che lasciano l'Italia, che lasciano i nostri territori. E questo, diciamo, che è stata anche un'opportunità per i prossimi anni lavorativi per far restare le persone a Cleto. Perché questi 5 anni sono stati un lavoro preparatorio? Perché se noi un lavoro preparatorio che ci consentono di programmare per i prossimi 5 anni, perché se abbiamo le strade pulite, se abbiamo i servizi primari che sono garantiti e con le criticità diciamo finanziarie che ci sono state con l'introduzione della contabilità armonizzata, è molto difficoltoso garantire i servizi. Se abbiamo una rete di illuminazione perfettamente funzionante, quindi le strade pulite e percorribili, è chiaro che le attività che sono sul territorio possono cominciare a parlare seriamente di ricezione, di accoglienza, di turismo, e quindi questo poi è un discorso conseguenziale. Chiaramente tutte queste cose che io ho detto sono delle cose che ancora devono essere, migliorate, e su questo abbiamo ancora i prossimi 5 anni, sempre se il giudizio che esprimeranno i cittadini sarà, diciamo, positivo verso la nostra lista. 5 anni sono brevi per poter realizzare, per poter fare cambiare passo ad una comunità, perché diciamo le cose che sono visibili immediatamente sono solitamente il risultato di una politica clientelare. Le cose invece che si vedono a distanza di anni sono il risultato di una politica di programmazione sui territori, di gente che tiene ai propri territori. Il programma che vogliamo fare, diciamo, è piuttosto vasto, che vogliamo realizzare è piuttosto articolato, lo esporremo chiaramente nei prossimi giorni, però posso dire una cosa, che il punto da cui noi partiremo dopo i danni che ha determinato questa pandemia epocale è proprio dal Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, che come sappiamo è stato approvato nel mese di luglio, e le amministrazioni degli enti locali e le amministrazioni regionali vi stanno lavorando, perché nei prossimi anni la sfida sarà quella di realizzare o di cercare di intercettare i finanziamenti che sono contenuti nelle missioni di questo piano, che chiaramente ha un respiro europeo, quindi grande attenzione da parte nostra alla digitalizzazione, alla mobilità sostenibile, al verde, alla rivoluzione verde, all'inclusione, al turismo, alla cultura, ma anche alla salute, che sta diventando un bene comune, che è un bene comune, perché i diritti i diritti inviolabili della persona sono stati messi a repentaglio da tutta una serie di situazioni, diciamo, su cui bisognerebbe parlare tantissimo. Io in questa campagna elettorale che è all'inizio, oltre, diciamo, a fare gli auguri, è un grosso in bocca al lupo alle persone che sono state con noi questi 5 anni, anche a quelli che sono subentrati, che hanno accettato di candidarsi con noi. Faccio un in bocca al lupo, ce lo siamo già scambiato al momento della presentazione delle liste, ai nostri avversari e quelli della lista avversaria, auspicando, e noi su questo siamo sicuramente molto fiduciosi, che il confronto possa essere soprattutto sulle idee e sui contenuti, perché su questo noi siamo assolutamente tranquilli, perché certamente il lavoro che abbiamo fatto e le idee che vogliamo andare a sviluppare hanno sicuramente una grande efficacia persuasiva sui cittadini.